L'endometriosi è una patologia a carattere cronico e secondo i dati epidemiologici sono circa 3 milioni in Italia le donne affette, 14 milioni circa in Europa, fino a salire a 150 milioni in tutto il mondo. È una patologia multifattoriale ed è caratterizzata da una estrema eterogeneità clinica, però possiamo considerare la componente del dolore come il comune denominatore. È davvero infatti quasi riportato dall'80% della popolazione di donne che ne sono affette. Ovviamente quando parliamo di dolore facciamo riferimento a una combinazione di processi, ma quello che la ricerca scientifica oggi ci dice è che la percezione del dolore è associata non solo a fattori medici e organici, ma anche a fattori psicologici. Sono molte le ricerche che evidenziano una correlazione tra la percezione del dolore e la presenza di esperienze traumatiche pregresse e lo sviluppo di una sintomatologia ansioso-depressiva e post-traumatica. Sappiamo inoltre quanto effettivamente l'endometriosi comporti un peggioramento nella qualità di vita delle donne, proprio perché va a impattare sulla percezione del corpo, sulla percezione di se stesse e quindi va ad influire su un piano psicologico, sociale, relazionale e anche di funzionamento. Ed è proprio per questa ragione che è davvero molto importante pensare a una presa in carico, un trattamento svolto in ottica multidisciplinare, come tra l'altro auspicato dal PDTA regionale. A tale scopo, la Fondazione Medicina a Misura di Donna, in collaborazione con il Servizio di Psicologia Clinica del Presidio Ospedaliero Sant'Anna, ci sta aiutando a portare avanti un progetto con un duplice obiettivo. Da una parte proprio quello di indagare la possibile associazione tra la percezione del dolore e la presenza di esperienze traumatiche nell'infanzia e lo sviluppo di sintomatologia post-traumatica, e dall'altro su un piano clinico assistenziale proprio quello di fornire alle donne che hanno avuto e che mostrano nelle visite ginecologiche una alta soglia di distress psicologico un percorso di sostegno a breve termine, proprio per intervenire su una sintomatologia, su un sintomo che può rendere la vita invalidante e può interferire nella gestione anche clinica di questa patologia. Abbiamo scelto di strutturare percorsi di gruppo basati sulla mindfulness, che si è davvero mostrato come molto efficace nella gestione del dolore, accompagnando queste donne a poter elaborare il proprio vissuto emotivo in relazione alla patologia, e dall'altro proprio quello di strutturare delle risorse volte a una migliore gestione del dolore. Sappiamo infatti quanto sia importante lavorare sulla costruzione di una presa di cura personale e soprattutto sulla strutturazione di risorse, di un rapporto molto proattivo nei confronti del proprio corpo, di se stesse e del proprio dolore. Ci piace davvero poter aiutare queste donne a rendere visibile ciò che non è visibile e dall'altra parte poterle aiutare a sentire, esperire, percepire che il proprio corpo non è solo un teatro di sofferenza, ma è anche un luogo, un terreno in cui poter costruire delle risorse davvero tangibili. E quindi vogliamo ringraziare la Fondazione Medicina Misura di Donna, che da anni si occupa ormai con impegno e dedizione nel sostenere dei progetti che possano essere volti al miglioramento della qualità di vita della donna e al benessere.